discorso qui per parlare a tutti voi, chiamarvi cittadini e cittadine, anche se so che, cioè, che voi siete dei sudditi, però mi sono detto, questa è l'unica menzogna che voglio dire in questa piazza, mi sono detto per quale motivo umiliarli inutilmente, perciò vi chiamerò cittadini e cittadine. Cari cittadini, io non sono un cittadino come voi, tanto meno un suddito, io sono un padrone. Sono qui per dirvi che insomma la crisi è grave, la situazione è difficile, è molto peggio di come immaginate voi, nel senso che qualcuno ha detto che la crisi è temporanea, non è vero, qualcun altro che la crisi è strutturale, non è vero, non è vero. La crisi è il capitalismo, la crisi. Cioè, il capitalismo è come un tumore, cioè più cresce il tumore, più l'organismo vive in condizioni di disagio, fino alla morte. Cioè il capitalismo non è soltanto vivo, ma è in crescita straordinaria. Beh, un tempo che i cittadini, che le cittadine, scusate, c'erano i minatori, ricordate i minatori, noi li mandavamo sottoterra, li riempivamo i polmoni di biossido di silicio, morivano i minatori, morivano in condizioni devastate. Però la moglie del minatore otteneva la reversibilità della pensione e magari a 60 anni se ne andava in gita da Padre Pio. Adesso i nostri operai continueranno a morire, anzi, prima almeno manco lo pensavano che sarebbero morti di quelle atroci malattie, adesso gli operai pregano di entrare in fabbriche tossiche per morire loro e le famiglie che abitano attorno a quelle fabbriche. Continueranno a morire i nostri lavoratori, ma la reversibilità della pensione, mi dispiace, le mogli se la possono anche scordare. Io sono stato onesto, voglio essere onesto con voi, voglio dire, questo è quello che volete dai vostri politici, l'onestà, la verità, e io la sto dicendo. Gli operai, noi sappiamo perfettamente che un operaio poteva lavorare anche soltanto 3 o 4 ore al massimo al giorno, avrebbe prodotto quel minimo indispensabile per far vivere dignitosamente tanto noi padroni quanto le loro famiglie. Noi li facevamo lavorare il doppio, alle volte anche il triplo. Quel plus lavoro produceva un plus valore che noi ci intascavamo alla faccia loro, però gli davamo la tredicesima. L'operaio si poteva comprare la televisione a Natale, così che noi potevamo continuare a rincoglionirlo e a indottrinarlo anche quando stava lontano da noi. Ebbene, oggi continuerete a lavorare anche 8, anche 12 ore, la tredicesima verrà scordata, mi dispiace, spero che abbiate già comprato il computer, il telefonino, ecco, quando siete tristi, scaricate l'applicazione e passa la paura, fate il giochino, andate su un bel blog, scrivete, firmatevi Gigio 42, insomma, dite culo, culo, vaffanculo, e poi passate, poi tornate al lavoro e arrivate in orario, perché sennò vi licenziamo. Però voglio parlare ai militari. Seriamente, è morto un altro soldato pochi giorni fa. Questa è una tragedia, una vera tragedia. Sento dire chi se ne frega da qua dietro, ma sono i comunisti. Voglio parlare direttamente a loro, direttamente a loro. E li chiamerò ragazzi. Che non so se avete fatto caso che quando parlano con i soldati li chiamano sempre ragazzi. Cioè tu dici, ma quello c'ha 60 anni, perché insomma, mi rode il culo a me quando mi dicono ragazzi, perché ragazzi? E invece no, li chiamerò ragazzi. Ed è giusto chiamarli ragazzi, perché solo un ragazzino scemo può andare dall'altra parte del mondo a sparare nel culo ad uno che non conosce, a farsi sparare nel culo da uno che non conosce. Ragazzi e ragazze, perché ci stanno anche le donne, che noi veramente pensavamo che queste donne ci avessero come una marcia in più, invece, perché fa delusione. Ragazzi e ragazze, ragazzi e ragazze, ebbene, noi vi mandavamo a morire per il nostro tornaconto. Voi non lo sapete, ma non importa. Ve lo diciamo, non lo capite lo stesso, non importa. Vi mandiamo a morire per il nostro tornaconto. Avete fatto caso che andare sempre in guerra, che ne so, in posti dove ci sta il petrolio, il gas, in Ruanda per esempio, nel 94, in 3 mesi sono state massacrate 1 milione di persone. Vi abbiamo mandato in Ruanda a salvare la vita a quei poveri negri africani? No, perché non c'avevano il petrolio, c'avevano il caffè in Ruanda. Che andiamo in Ruanda più al caffè, andiamo a Napoli, andiamo. No, in Ruanda, sta più vicino, è meno pericoloso. Capito? Ragazzi e ragazze, noi vi mandavamo a morire, però quando morivate poi vi facevamo il funerale di Stato. Ma rivedete in televisione i funerali di Stato, ma quanto sono belli i funerali di Stato? Cioè io quando vedo la bandiera tricolore, sento l'inno, cioè mi pare che sta allo stadio, tipo passa il feretro e io faccio è meraviglioso. Bene, cari ragazzi e care ragazze, voi continuerete a morire per il nostro tornaconto, ma se volete il funerale pensateci prima di partire, fate un bel mutuo così ve lo pagate da soli. Mi dispiace, la crisi è grave. Un tempo potevamo soffocarvi dandovi di tanto in tanto un po' d'aria, adesso vi strozzeremo e basta. I lavoratori, gli operai,
hanno davanti ai loro occhi, forse ce n'è anche qualcuno qui, mica solamente, diciamo, studenti intellettuali che non fanno un cazzo, ci sarà anche qualche lavoratore. Ebbene, i lavoratori nelle loro aziende hanno davanti due prospettive. Una, la chiusura dell'azienda che delocalizza in Cina con conseguente perdita del lavoro. La seconda è la cinesizzazione del lavoro con conseguente perdita dei diritti. Allora io voglio dire qualcosa di onesto a questi lavoratori, sincero. Lavoratori, cazzi vostri, cazzi vostri. Sono stato onesto, sto dicendo una menzogna. Ma voglio parlare anche ai precari, che non sono lavoratori di serie B. 20 anni fa un precario era un lavoratore dei 18, di 20 anni, che magari faceva un lavoretto così per pagarsi la birra il sabato sera. Adesso un lavoratore precario è lo stesso lavoratore di 18-20 anni di 20 anni fa, che fa sempre lo stesso lavoro di merda, spera di non perdere la cassa al supermercato, di non essere cacciato dal call center dove lavora come operatore. E però i suoi genitori non lo aiutano più, anzi è lui che gli deve pagare l'ospizio, e c'ha pure 3 figli. Io devo parlare anche a questo lavoratore precario e gli devo dire: lavoratore precario, cazzi tuoi. Adesso, sinceramente, cioè, queste sono le risposte che può darvi oggi la politica, ma sinceramente. Ma io voglio parlare anche agli immigrati, che non sono cittadini né di serie B né di serie C. L'Istat ci dice che tra meno di 50 anni un italiano su 4 proverrà da una storia di emigrazione. E questi lavoratori oggi sono sfruttati, violentati, massacrati, uccisi. Io voglio parlare anche a loro. Cari stranieri, cari immigrati, cazzi vostri, a voi più di tutti gli altri, perché almeno magari un operaio va a ricacciare via, c'è il trattamento fine rapporto, un precario magari c'è la pensioncina da nonna, invece voi proprio cazzi vostri, cazzi vostri. No, dico, sono stato onesto, lo so, magari c'è qualcuno più sovversivo che potrebbe dirmi: ma allora scusa, perché non cercare di imboccare almeno quella strada tentata dalla Germania, dalla Gran Bretagna, la possibilità di tassare i beni dei cittadini e i loro concittadini tedeschi e inglesi che stanno nelle banche svizzere? Ci stanno miliardi, no? Di denari nostri in quelle banche. È bene sapere perché non faremo questa scelta demagogica. Lo sapete perché? Perché i soldi che stanno nelle banche svizzere sono i nostri, mica i vostri. Cioè, voi ne arrivate alla fine del mese, dico, abbiamo fatto i salti mortali per portarli in Svizzera, che facciamo? Cioè, allora gli tassavano una banca sotto casa, ma almeno la zappa sui piedi. Cioè, la regola è cazzi vostri, non cazzi nostri. Qualcun altro potrebbe dirmi: ma allora perché spendere miliardi per grandi opere, no? L'alta velocità, per dire, ma solo la più famosa, la più curiosa, no? In una tratta dove già c'è un treno ed è sottoutilizzato, c'è un'autostrada ed è sottoutilizzata, solamente per arrivare 2 ore prima a Torino da Lione. Ma c'è già una maniera gratuita per arrivare 2 ore prima a Torino da Lione, basta partire 2 ore prima da Lione. Cioè, il tempo è denaro, ma 2 ore non possono costare miliardi, cazzo. È vero, no? Sapere perché noi spenderemo miliardi per questa cosa? Quasi 100.000 euro al giorno solamente per tenerci i ragazzi militari lì a presidiare una montagna? Perché noi siamo i padroni del cemento. Noi, quando dico noi, in quel noi c'è un noi enorme che va dalle cooperative, capito? Alle famiglie del cemento. La regola è cazzi vostri, non cazzi nostri. In ultimo, qualcuno mi dirà, qualche pacifista, che ce ne stanno ancora, mi dirà: ma allora perché spendere del denaro per gli F-35? No? Gli F-35, che dagli Stati Uniti, cioè dove li costruiscono, ci hanno detto che è pericoloso, cioè, farli volare quando piove. E io mi sono detto: ma sarà un aereo di carta? Sarà possibile? Che carta è? Cioè, stampata su una banconota da 1 miliardo, probabilmente è quello. No, perché dice che in caso di fulmini attirano i fulmini. Un aereo, cioè, nel senso, io esco quando piove e non è pericoloso. L'F-35 è pericoloso e noi spenderemo quei miliardi, sapete perché? E per rifinanziare tutte le nostre cosiddette missioni di pace all'estero. Sapete perché? Perché noi siamo anche i generali, i colonnelli, siamo i poteri forti. Ma che veramente volete che ricominciamo a mettere, cioè, le bombe sui treni e le piazze? Cittadini, abbassate la cresta, la regola è cazzi vostri e non cazzi nostri. Vedete, cari cittadini e cari cittadini, io sono così, diciamo, certo della giustezza delle mie parole, che ho anche pensato di proporre, diciamo, ai miei colleghi di fare una bella riforma e chiamarla, una bella manovra, chiamarla cazzi vostri, cazzi vostri. Di così forse dico ai cittadini italiani, che comunque sono duri di comprendere, magari capiscono, ma la comunità internazionale ci chiede di essere molto più stronzi, ma anche un tantino più eleganti dei nostri predecessori. Io lo dico sempre, diciamo, ai miei servi, permettervelo con rispetto parlando, nel culo. Cioè, non serve essere ignoranti, basta un po' di pazienza e 2 dita di vasellina, perché
Cioè, il capitalismo è comunque quel grosso ombrello che vi infiliamo nel culo ogni giorno. Ma non dovete pensare che sia un ombrellaccio da 5 euro di quelli che avete venduti dai marocchini al semaforo quando comincia a piovere. È un ombrello di lusso, è il capitalismo. Un bel ombrello di seta, col manico d'avorio e il puntale d'argento. Perciò faremo una manovra un pochino, la stessa manovra, ma con un nome un po' più dolce, del tipo Salva il Paese, Viva l'Italia, o magari con un titolo più originale cinematografico, Come il cetriolo per l'ortolano, qualcosa del genere. E cari cittadine, e qui concludo e lascio questo palco, cari cittadine e cari cittadini, se davvero non l'avete capito, se veramente, veramente pensate di vivere in un paese libero, democratico, nel quale non soltanto sono rispettati i vostri diritti, ma persino c'è qualcuno che presta ascolto alle vostre richieste, beh, se veramente lo credete, cari cittadini, cazzi vostri. Dall'antipolitica, che non è né velleitario né minoritario. 27 milioni di persone non sono una minoranza. Questo è un punto essenziale. Questo è un punto essenziale. C'è stata una capacità di interpretare la società italiana. Permettetemi, io sono prudente quando uso delle parole, che la politica partitica non è stata in grado di interpretare. E i risultati, ripeto, li vediamo intorno a noi. Per fortuna Roma non è stata travolta da questa vicenda e mi pare un fatto importante, se non altro, devo dire la verità, tiro un respiro al sollievo, spero, e questo devo dire, quando Ignazio Marino mi ha detto mi dai un aiuto, io ho detto, io non sto dando un aiuto a te, io sto dando un aiuto a me, perché diventava sempre più imbarazzante, difficile, terribilmente rappresentativo di un degrado civile quello che stava accadendo in questa città, e non sarà facile riprendere un cammino dignitoso. Ma torno a questo punto, mentre la resistenza degli interessi credo che tutti l'avevamo messa in conto. E quindi ci si è attrezzati. La disattenzione della politica io la davo meno per scontata, perché è un atteggiamento tutto sommato autolesionista, perché il referendum chiude una stagione politica di grandissimo rilievo che non è stata considerata in tutta la sua importanza. Non è un discorso di rimpianto o di rimprovero, perché tra un momento dirò le ragioni per cui voglio rievocare questo fatto. L'ho detto tante volte, alcuni miei amici mi s'annoieranno, ma tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 c'è stato in Italia qualcosa di assolutamente inedito, e cioè le grandi manifestazioni contro la legge Bavaglio, quella grandissima manifestazione, se non ora quando, delle donne a Piazza del Popolo, che in quel momento corrispondeva a manifestazioni che c'erano in tutta Italia, le manifestazioni degli studenti, le manifestazioni degli operai, hanno mostrato una vitalità sociale assolutamente inattesa, devo dire. Ma posso aggiungere, con una piccolissima incursione nella dimensione tecnologica, che quelle manifestazioni non sarebbero state possibili senza la rete, perché è stata la rete che la rete, fino a quel momento le grandi manifestazioni pubbliche hanno potuto organizzare, nella storia di ogni paese, non è solo una vicenda italiana, sono le grandi organizzazioni di massa, i partiti, i sindacati e la Chiesa. Questi erano i tre grandi protagonisti delle manifestazioni di massa. È stato possibile un diverso protagonismo dei cittadini, che però, vedete, non è un protagonismo autoreferenziale di persone che si chiudono in rete e si compiacciono della rete, ma che vedono nella rete uno straordinario strumento di azione politica, democratica e partecipata. Questo è un punto molto importante in questo momento,